Tapu Fini è un support master party di tipo folletto. La sua unica trainer move, Che bel quadretto, possiede un solo utilizzo, ed applicherà la protezione dai brutti colpi e il recupero costante di PS al team. Inoltre, aumenterà di 4 gradi l'attacco speciale di tutto il team, più 2 gradi ulteriori se questa mossa verrà lanciata in presenza della pioggia. Quest'ultima può essere settata comodamente grazie ai 2 utilizzi di pioggia danza. L'unica mossa attiva è Assorbibacio, mossa folletto piuttosto comune, di scarsa potenza, che permette di recuperare PS in proporzione al danno inferto. La Body Move Protezione S ha un solo utilizzo, e si sbloccherà in presenza di un qualsiasi meteo, zona, o campo, e si disattiverà al termine di quest'ultimo. Applicherà la protezione prossimo danno a tutto il team, farà recuperare il 20% dei PS a tutti gli alleati, con un 10% aggiuntivo qualora fosse attiva la zona folletto, e in caso di pioggia, annullerà le riduzioni delle statistiche di tutti gli alleati. La Sync non possiede effetti aggiuntivi. Per attivare la zona folletto verrà in nostro soccorso la passiva Zona Folletto Prima Entrata e Duratura 5, che la setterà non appena Tapu Fini entrerà in campo, e ne aumenterà la durata. Zona Folletto Smorzadanno Speciale G3 ridurrà i danni subiti da attacchi semplici speciali, in presenza di questa zona. Brezza Marina di Pony aumenterà di un grado difesa e difesa speciale di tutto il team, ogni volta che viene settato un meteo, campo, o zona. In Teca ci sono svariati nodi per l'utility da selezionare in base alla situazione. 2 di questi sono legati all'utilizzo della Sync. Primo, Unicampo blocca colpi, riattiverà la protezione dai brutti colpi sul campo alleato, mentre Unizona Folletto setterà nuovamente questa zona. Per velocizzare i buff del DPS di turno si può contare su Primo Colpo G1, che aumenterà di un grado i critici del team entrando in campo. Pioggia Danza Mossagace G1 aumenterà la difesa speciale di tutto il team ogni volta che viene attivata la pioggia. Ci sono anche un paio di tasselli per rendere Tapu Fini più resistente. Che bel quadretto Voce Corazzata 9 aumenterà di un grado difesa e difesa speciale a se stesso, lanciando la Trainer Move. Smorzadanno Piovoso 1 riduce i danni subiti da attacchi semplici in presenza della pioggia. Per concludere, può tornare utile Entrata Iper Speciale G1, che applicherà una stack di prossima mossa speciale più a tutto il team, semplicemente entrando in campo. A 4 su 5 si sbloccano Prima Ogni Accelerazione 1, che ridurrà il countdown unimossa di un grado dopo aver lanciato la Sync, e Pioggia Danza Mossacampo Colma Barra 9, che applicherà l'accelerazione della barra mosse, ogni volta che viene attivata la pioggia. A 5 su 5, Unicura G1 farà recuperare il 20% dei PS a tutte le unità, ogni volta che viene sferrata la Sync, e Assorbibacio Cura Plus 1 aumenterà le cure derivate dall'utilizzo di questa mossa. Come per Tapu Koko, stiamo parlando di una buona unità, e anche in questo caso avremo a disposizione 2 zone, campi, o meteo, a rendere goloso il kit. Tuttavia, sono robe decisamente non indispensabili. Come setter di pioggia, Suicune e Greninja Shiny spingono di più. Per quanto riguarda la zona folletto invece, in mancanza di Gardevoir Shiny, questo Tapu Fini può essere un'alternativa migliore rispetto a Koko. Per il resto, le cure, il blocco ai critici, e gli smorzadanno in passiva e in teca, rendono sicuramente Tapu Fini un tank affidabile, con il plus di poter attivare una volta la protezione al team tramite la Body Move. Valutate un piccolo investimento solo in caso vi mancasse la zona folletto, ma per il resto si tratta di un support facilmente rimpiazzabile, se avete pullato i top tier dell'ultimo anno. Con questo è tutto, ciao!